Un saluto di buonasera a tutti, buonasera alla piazza De Gasperi, un saluto al coordinatore cittadino di Termini Imerese di Fratelli d'Italia, Peppe Di Blasi. Grazie Peppe. Grazie a te Francesco, soltanto per un breve saluto e un in bocca al lupo. Ormai siamo arrivati ai giorni finali di questa campagna elettorale, una campagna elettorale molto calda, una campagna elettorale molto partecipata. Io ritengo, Francesco, che tu hai tutte le carte in regola per diventare sindaco di Termini Imerese. Io ritengo che tu, caro Francesco, hai tutte le carte in regola per amministrare la città di Termini Imerese per i prossimi 5 anni. E allora Fratelli d'Italia è con te, Fratelli d'Italia appoggia dal primo momento la tua candidatura e lo fai anche in queste ore e nei giorni a seguire, perché è importante dare una svolta a questo comune e la svolta si chiama Francesco Giunta. Grazie. Ringrazio Peppe Di Blasi per le parole di amicizia e soprattutto di affetto, quell'affetto che Fratelli d'Italia insieme a Forza Italia e insieme alla lista Francesco Giunta in questi giorni mi hanno voluto fare sentire. Il loro calore è stata la mia forza. Grazie ancora a Peppe, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia e alla mia lista. Franco Gelardi della lista Francesco Giunta 2017. Buonasera a tutti. Io devo ringraziarvi per l'onore del voto che ci avete dato. Siamo qui grazie naturalmente al vostro sforzo, alla vostra capacità di capire e di intuire chi ha le carte in regola sul vero senso della parola per amministrare questa città. Vedete, una campagna elettorale è difficile, tormentata per certi aspetti, di gente che non ha come stile approvato quello che noi abbiamo fatto e abbiamo sostenuto dal primo istante. Abbiamo usato uno stile particolare: non offendere in campagna elettorale il nostro avversario politico, i nostri avversari politici. La risposta qual è stata? Quella di offendere e di denigrare una persona per bene, di denigrare una famiglia per bene. Io vi dico solo una cosa: vergognatevi! Ma non ci arrendiamo, noi siamo qua, lottiamo e lotteremo fino all'ultimo istante, perché Francesco ha una squadra di 3 liste, di 48 partecipanti a questa competizione elettorale, che si sono battuti come leoni, che si continueranno a battere come leoni, perché per noi la sfida non finisce oggi. E io invito tutti voi, cari concittadini, di dare un sostegno a Francesco Giunta, di votarlo e di farlo votare. Non arrendetevi, non arrendiamoci, perché all'alba del lunedì un solo vincitore, Francesco Giunta. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei farvi un saluto veloce, vi vorrei dire che noi, anche stanchi, siamo sempre in mezzo tra la gente, continuiamo con forza e determinazione, perché dal primo momento abbiamo sposato il progetto di Francesco Giunta, continuiamo a sposarlo con forza e determinazione, perché noi siamo una squadra di bella gente, di brava gente, gente onesta soprattutto, e andiamo avanti perché la gente ci ama. I quartieri ce l'hanno dimostrato e continuano a farlo, e l'affetto della nostra gente sarà determinante per giorno 25. Quindi io spero e credo con tutta la mia anima che il giorno 25 noi festeggeremo il sindaco della gente, perché Francesco se lo merita, e dico ai nostri avversari: la dovete finire adesso, basta, ve ne dovete fare una ragione. Francesco Giunta è il sindaco della gente e la gente lo ama. Buonasera a tutti. Ringrazio Peppe Di Blasi, Franco Gelardi, Anna Chiara, ma voglio ringraziare tutti voi presenti, in particolare chi si è candidato e ha speso nelle liste del Consiglio Comunale delle nostre 3 liste. Vedo tanti amici, ma non voglio nominare singolarmente alcuno, ma ringrazio tutti quelli che ci hanno messo la faccia. Noi siamo qui, lo scorso ci siamo visti la settimana prima del voto
e l'11 giugno voi ci avete premiato. Avete premiato la nostra coalizione, avete premiato la mia persona, ma senza il sostegno delle mie liste, delle persone che hanno voluto condividere sin dall'inizio il progetto politico insieme a me, non avrei mai potuto raggiungere quel risultato. C'erano ben 5 candidati a sindaco e noi siamo riusciti nell'intento di arrivare primi, siamo arrivati primi su 5. Vero che è stata una lotta fino all'ultimo voto, ma siamo arrivati prima e abbiamo raggiunto questo bel traguardo. Ma perché? Perché, come diceva correttamente Franco Gelardi, abbiamo cercato in tutte le maniere di parlare di programmi, di contenuti, abbiamo girato in lungo e largo le vie di questa splendida città, di termini splendidissimi, abbiamo cercato di parlare di idee, di costruire il programma senza curarci, ma non per superiorità, senza curarci dei nostri avversari politici. Loro parlavano di noi, ma noi parlavamo di programmi. Loro ci accusano e noi parliamo della nostra città. Loro parlano di aspetti personali che raggiungono e toccano la calunnia e noi abbiamo parlato di cose concrete. Abbiamo scritto il programma insieme a voi nel progetto Idee tra la gente. Non abbiamo la bacchetta magica, lo abbiamo detto, ma abbiamo sicuramente un cuore grande che è quel cuore che ci dà la forza e che continua a dare la forza alle nostre gambe, alle nostre braccia, alle nostre mani, alla nostra testa, di alzarci la mattina con orgoglio, convinti, e proseguire questa campagna elettorale. Una campagna elettorale che ormai dura da oltre 3 mesi, pesante, dura, probabilmente pesante, di questo ce ne scusiamo anche per i nostri concittadini che debbono inevitabilmente sorbirsi comizi, incontri, di questo ce ne scusiamo, ma ci auguriamo che di qui al 25 giugno, quando finalmente tutto sarà definito, e oggi, finalmente da oggi, da quando siamo al secondo turno di ballottaggio, si sceglierà tra 2 uomini, non si sceglie più tra 2 schieramenti di partiti politici o liste civiche, si sceglie tra 2 uomini, si sceglierà tra Vincenzo Fasone e Francesco Giunta. Il 25 dovete scegliere fra 2 uomini, vedere le storie di questi 2 uomini, vedere ciò che hanno fatto per questa città, vedere ciò che non hanno fatto per questa città, vedere l'approccio e valutare l'approccio soprattutto umano di ognuno di noi, perché credo che il sindaco di una città debba avere un approccio umano rispetto al rapporto con i propri concittadini. Non è tanto importante, Anna Chiara l'ha detto in tante occasioni, quello del famoso, famigerato, meglio titolo di studio piuttosto che il master o la competenza. Quello che importa è avere un grande titolo di studio, il titolo di studio più grande che i termitani, che noi abbiamo, credo, e che i termitani hanno dimostrato di avere, è quello di avere un grande cuore, quel cuore che ci ha premiato domenica scorsa, quel cuore che ci ha voluto fare arrivare in testa alla classifica dei 5 candidati a sindaco e delle 5 coalizioni, e che mi auguro che, nonostante i veleni di questi ultimi giorni, anzi sono certo che nonostante i veleni di questi ultimi giorni, sono certo che ci vedrà, questo cuore ci vedrà premiare tutta la coalizione, i 10 consiglieri comunali che verranno eletti, la squadra dei 4 assessori che voglio ricordare sono l'avvocato Licia Fullone per Fratelli d'Italia, la professoressa Loredana Bellavia per noi con Salvini, e ancora Rosalo Bianco e il professore Nino Dispenza per Forza Italia. Siamo una bella squadra, compatta, unita, e riusciremo a governare con questa squadra questa città. La riporteremo alla normalità, la riporteremo ai vecchi fasti di un tempo, sicuramente non immediatamente, ma cercheremo di riportare quella dignità perduta che purtroppo tante volte abbiamo dimenticato. Ancora grazie, vi ricordo che per questa sera noi ci rivediamo alle 21 a Piano Barlaci, quindi nella zona della via Anfiteatro, vicino nella via Anfiteatro, che è la via che costeggia la nostra splendida villa comunale Niccolò Palmeri.
saremo anche lì questa sera presenti, perché noi non molliamo, noi fino all'ultimo, come diceva Franco Gelardi e anche Peppe Di Blasi, noi fino all'ultimo non molleremo, fino alle 24 di venerdì sera saremo in campo, saremo in quel dentro, saremo a contatto con le persone nonostante la fatica ci assalga, noi ci saremo, saremo presenti, perché siamo certi che domenica notte festeggeremo la realizzazione di un grande sogno. Grazie a tutti e un abbraccio a tutte le vostre famiglie, grazie, grazie ancora.